Hey, ciao, avete presente questo cappello? Sì, perché praticamente ho deciso di metterli in vendita e sono disponibili da oggi in pre-order, quindi mi raccomando, link in descrizione, ciao! Ho sfidato Tearless Raptor ad una sfida di Photoshop. Dentro ognuno di noi abbiamo il piccolo artista che quando guardava Art Attack da piccolo urlava "Mamma, dove cazzo è la colla?". Ecco, siamo un po' cresciuti tutti quanti. Giovanni Muciaccia si occupa di cripto e io mangio riso e piselli ogni giorno. Ho quindi deciso di tirare fuori la mia vena artistica e sfidare un ospite. E chi se non Sinergo? Tearless Raptor, sì. Lui. Oggi l'ho voluto mettere alla prova in una battaglia su Photoshop. Le regole sono molto semplici. La partita inizia e ognuno apre il suo progetto. Hai 10 minuti per fare quello che vuoi. Al termine del timer ci si inverte le tavole e lo scopo sarà migliorare o rovinare l'opera dell'avversario. Alla fine del terzo round la partita è dichiarata conclusa. Chi avrà la meglio, la creatività o l'abilità su Photoshop? Benvenuti a Photoshop Battle. Tearless Raptor, il pericoloso dinosauro che non piange, dove sei? Tearless è su Discord. Anzi, Italian Boy per il sesto. Ciao Poldo. Ciao Tier, come stai? Bene, ci sono i miei vicini che stanno ammazzando di botte, li sento urlare tantissimo, ma tutto bene. Oh no, un'ora di vicini bolognesi che urlano a SMR. Oh, sì. Guarda Tiara, allora a questo punto Stream Squad ce l'abbiamo, Photoshop ce l'hai? Ah no, vero, io non ho Photoshop. Ma allora, se tu... No cazzo, Poldo, mi sono dimenticato, mi è scaduta la licenza oggi. Non posso partecipare al video, mi spiace. Posso usare GIMP? No. No, allora niente, Poldo, userò Paint, no. Arrangiati. Quando è che devo attaccare la registrazione che ti serve? Ah, da prima. Vabbè, ah. Attiva l'ora, attiva l'ora. Attivata adesso, ciao Poldo. Avvio il timer, okay. Allora fra 3, Vada. 2, 1, vai. Ok, chat, ci servono i consigli. Sì, però mutati, coglione. Metti una mucca, cosa possiamo fare? Una mucca, perché una mucca? Vogliamo fare una mucca con gli stivali. Una mucca è stata travolta e uccisa. Ho bisogno di consiglio, qualcosa di stupido. Considerate che è Poldo, quindi più è stupido e meno senso ha, meglio è. Crop di GIF? Che cazzo è crop di GIF? No, 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 no. Madonna Tia, io già ti avviso che per una delle prossime tavole cercherò un tuo PNG per renderti bellissimo. Più bello di quanto già sei, ecco. Pensi di farcela in 10 minuti? Guarda che è una bella sfida. Perché comunque, no? Cioè io voglio dirti che come primo passo ho aperto Maps. Oh cazzo, stai mettendo casa mia con una scritta "questa è casa di Poldo". No, 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 no. Cosa vogliamo fare a questa mucca con le scarpe? Che va sullo skateboard. Dalle una spada. Come tiene una spada una mucca? Allora, bisogna di un'immagine di domodossola che possa avere senso. Dopodiché prendiamo un cartello stradale. Inverti i colori e non dire nulla a nessuno. È tipo una mucca shiny. Ho pochi minuti, anche se non è tagliato bene. L'importante è che passi il concetto. Arte moderna, arte astratta. Ma è disgustosa. No, non la voglio fare shiny. Voglio di nuovo la mia mucca normale. Non mi piace shiny. Che cosa gli mettiamo? Voglio mettergli qualcosa. Sopracciglia. Ragazzi, ve l'ho detto che Photoshop non lo so usare, quindi vi prego non vi scandalizzate. E cerchiamo i PNG del Gabibbo. Secondo me mi sto impegnando inutilmente. Quanta cura dietro a sto cartello che non servirà ad assolutamente niente. Mancano 10 secondi. Niente, non ce la faccio. Non sono riuscito a mettere un dettaglio, maledizione. Anche a me manca l'ultimissimo dettaglio per fare la prima parte di questo. E io adesso te lo distruggo, cioè qualsiasi cosa fai prenderò proprio la niente. No, ma quindi romagna. Adesso il mio obiettivo è tipo, cioè, migliorarlo o peggiorarlo, opera? Continuare la tua opera. Continuare la tua opera mettendogli il tuo tocco. Che fa schifo, perché io Photoshop non so se lo sai, ma io non lo so usare, vero? Cioè... Ma guarda, non è la skill principale per questa live. Io quando mi ritaglio per le miniature uso il lazzo poligonale, te lo dico. Oh Gesù Cristo. Ok, qua siamo in una situazione diversa. Al mio via lo apriamo insieme. 3, 2, 1, vai! Allora, che cazzo sto vedendo? Io comunque, ma c'hai i baffi? Ma è un Angie mucca? Tiar, cosa hai fatto? Allora, come posso migliorare o peggiorare quest'opera? Madonna, sarà un lavoro difficilissimo. A questa mucca manca un bel cappello e quindi direi che potremmo dargli il cappello di Milan Snapback. Voi non potete capire, però adesso il Gabibbo avrà questa fine. Come cazzo glielo devo mettere il borsello, mo? Perché i Maranza lo tengono qua sul petto e quindi teoricamente sul petto la mucca ce l'ha qui. Helicopter aiming. Perfetto, la SWAT ce l'abbiamo. Io metterei la coda di un altro animale, quello è perfetto da fare. La palude di Shrek come sfondo ce la teniamo per un eventuale secondo round. Però le persone che camminano qui non mi piacciono, cioè sono troppo tranquille. Ecco, facciamo una cosa. Scusatemi cittadini, vi devo cancellare. Allora, le scarpe, aspetta, scarpe squalo. Se no non è abbastanza immaranzita. Sono malamente i cadaveri, non posso mettere solo lui. Me lo fa scaricare.
Non era quello là che ho cercato, giuro. Sigaretta elettronica. Ci siamo, stiamo immaranzendo la mucca. Comunque sembra Massimo Pericolo nel suo famoso videoclip in cui si veste da poliziotto. Non so perché mi dà questa impressione. Vai, più sangue, ci vuole sangue. Sangue per terra, sangue ovunque. Manca un minuto, signori, prego, manca un minuto. Fra un perfetto, minuto, siamo messi benissimo. Fra, tu non hai idea di cosa ti ho fatto. Tu non hai idea di quello che ho fatto io alla tua. No, cosa hai fatto alla mia mucca? L'hai trasformata in un maranza. No. Peggio? No, l'ho trasformata in un maranza. Ma che cazzo? Era letteralmente quello che volevo fare io. Appena lo apri, non iniziamo subito il round. Prima voglio vedere la tua reazione. 3, 2, 1. Si apre. Oh, Gesù. No, Poldo, mi hai aperto di nuovo la mucca. Come ti ha aperto la mucca? Mi hai mandato la mucca. Vabbè, la mucca maranza, la coda di drago. Però se noti, la coda di drago ha lo stesso colore delle squalo. E anche la filigrana di qualche sito. Sì, la filigrana, ho detto, lo sapevo che avresti apprezzato. Mi dà molto fastidio che stia volando, tipo. Quando hai detto manca un minuto, ho preso il Gran Reno Bologna al volo e... Ah, vero, che ora è pieno di maranza. Certo, le scarpe non sono dentro le gambe, però va bene. Poldo, non ho avuto tempo. Io invece ho preso il tuo Gabibbo che si trova a Domodossola e ho dezoomato. Giustamente. Madonna, molto, che lavorone che hai fatto in 10 minuti. Era giusto far vedere che qua stava succedendo a Domodossola. In realtà non passava di lì il Gabibbo. No, ma scusami, chi è il morto a terra? Hai cercato proprio un morto PNG. Va bene, allora io ho il timer qua. Quando voi iniziamo il terzo e ultimo round che concluderà quest'opera. Ci 3, sono. 2, 1, iniziamo. Sentite la mia idea. Bravi, allora, le due opzioni erano: o lo trasformiamo in un servizio del TG5, oppure lo dezoomiamo ulteriormente e mettiamo un'altra persona che sta mirando a quello che spara. Ragazzi, ovviamente di Maranza non ce n'è uno. Di Maranza al Gran Reno è pieno. Perfetto, ci mettiamo pure un monopattino elettrico, tipo. Mio nonno è stato investito da un Maranza, cosa? Metti Mentana come conduttore fuori luogo. No. No, voglio qualcuno di un pochettino più importante a condurre il TG. Cioè, ma ci pensate che una cosa così meravigliosa come la musica che viene fatta per le... Cioè, viene usata per robe incredibili come le terapie e altro. Viene usata dai Maranza per rovinare le giornate delle persone. Devo creare un capolavoro nel momento in cui ho creato una cosa del genere. Io spero che ti arnuclearizzi questo posto nella vita reale. Buttiamola in caciara. Ma in tutto questo, il Gabibbo è furri o fursona? Domande importanti queste, no? Gran Reno, Bologna, il sabato sera. Però il sabato sera è del giorno. Ok, ragazzi, dovrò fare un magheggio. A mali estremi, estremi rimedi. Devo usare la sostituzione cielo. E no, non devo mettere... L'ha fatto da solo, giuro. Non so chi mettere comunque come conduttore. Ok, vado per Francesco Totti. Francesco Totti. Il vecchio country che urla nel cielo. Cazzo, il vecchio country che urla nel cielo. Alicante, però è un effettivo meme da realizzare. Timer. Scaduti! No! Come scaduti? Sono già scaduti, Poldo? No! Sono già scaduti! Niente. Cazzo, allora niente, è andata malissimo. Da me è venuta la squadra di consigli, ci sono Nova e Leo che mi stanno... Maledetti bastardi! Siamo alla conclusione dell'opera. Dobbiamo vedere che cosa abbiamo realizzato alla fine di questi 3 round. Quindi quando vuoi... 3, 2, 1... Madonna, Poldo, che lavori fai tu in mezzo secondo? Mi sono impegnato, hai visto? Ma anche troppo. Hai detto che non eri convinto del round, io mi sto scassando dalle risate. Ma poi non so se noti, ma il Gabibbo ha fatto progressi, ha ucciso anche i 3 agenti. Oddio, che gli stavano sparando prima. Ci sei tragiato, non l'avevo notato. Vedi il progresso della sua strage. Ammetto che questa opera finale è per me un capolavoro. Ma io te devo parlare della tua. A parte che meravigliose le due mini casse diventate gigantesche. Sappi che se fossero a dimensione naturale sarebbero di almeno 20 metri, credo. Ah, non so se hai notato, ma dalle casse sta uscendo Alicante. Immaginavo. Non so se hai visto, però in realtà il cielo di notte l'ho messo dopo. C'è una cartella che se tu apri noterai che in realtà era mattina. È vero. Mentre facevo la sostituzione cielo, ho applicato per sbaglio un'immagine di una nuclearizzazione. Perciò per un attimo ho visto il Gran Reno con il fungo atomico dietro. Come fai a fare una cosa del genere per sbaglio? In tutto questo, perché c'è Vin Diesel sullo sfondo dietro i Maranza? Il tuo bello, mi è piaciuto. No, ma guarda che entrambe sono venute benissimo. Allora, io chiudo qua. Match 2, siamo pronti. Un attimo, che ci siamo. 3, 2, 1, vai. Chat, vai con le idee. Fai qualcosa con Gigi D'Alessio. Allora, voi dovete sapere che io, nella mia cartella immagini, ho una cartella bellissima chiamata Foto Belle Dani. Senti, lazzo poligonale e via, Mi ha lazzo poligonale momento.
momento. Voglio provare una roba incredibile. Voglio provare veramente una roba pazzesca. Cioè, se riesco, impazzisco. Lo so, vi sto confondendo. Voi non sapete che cosa sto facendo. In realtà sto facendo un'illusione ottica. Napless Wallpaper. E poi prendiamo Gigi D'Alessio Album. Ora però abbiamo un problema. Come lo rendiamo Gigi D'Alessio Trapper? Devo vedere fino a quanto lo posso fare piccolo che si riconosce. Ma ci devi zoomare un botto. Cioè, così non è percepibile completamente. È brutale, ragazzi. Lei con l'euro la facciamo se abbiamo tempo. Poi collana d'oro. Ok, più grossa è meglio, eh. Questo è quello che mi disse la mia ragazza prima di rimanere delusa. Tior, mancano 2 minuti e 17. Mancano 2 minuti e 17. Io ho finito. Perfetto. La mia opera. Tu hai già finito? Sì, ho finito la mia opera. È molto Madonna. Semplice in realtà. La mia è una opera d'arte metameme. Metameme? A me manca qualche dettagliuccio, poi ci siamo. Sei contento? Abbastanza, è un buon inizio. Minchia, sono veramente curioso di cosa stai per fare. Sappi che manco io so cosa sto facendo, te lo dico. Metà del tempo sono stato in confusione. Io vivo in questo perpetuo stato di caos, confusione, non so come si viva ormai. Hai sentito la trompetta? Io mi sveglio così la mattina. Io voglio che apri prima il mio, lo analizzi o metabolizzi e poi apro il tuo, ok? Sto aprendo. 3, 2, 1... Oh no, zooma qui. Tra l'altro posso dire che mi disturba il fatto che guardando il nome del layer la seconda M di zooma sia minuscola. Madonna dia, cioè stai calmo. No, mi disturba, mi dà fastidio. Zooma qui. Molto simpatico. Grazie mille, Voldo. Molto ti gentile. Ti è piaciuto il mio smartest recrawl? Sì, sì, madonna. Hai presente quel LOL XD che c'è in basso? Ecco, quella lì è la mia reazione. LOL XD che sono ridere. Sono simpaticissimo. Va bene, apro il tuo. È un inizio. Tocca a te continuarla questa miniatura. Io... Gigi D'Alessio, ma poi hai capito le cose delle monete che fa D'Alessio coi dollari. O poi Gigi D'Alessio coi piedi di fuori. Ho cercato Gigi D'Alessio album, era il primo risultato quella. Va bene, 3, 2, 1, vai. Come cazzo la continuo questa? Cioè, come faccio a continuarla? Io invece so esattamente cosa fare. Prendiamo questi zoom qui e li duplichiamo. Adesso noi trasformiamo proprio il canale di Dlarz in un canale di review. Ispezione elemento, facciamo Dlarz Fit Review. Poi qua dentro mettiamo una cosa molto simpatica, perché lui ci ha voluto memare con una cosa simpatica. Noi lo contromemiamo con una cosa ancora più simpatica. Poi lo vuoi fare il simpaticone? Io ti faccio tondino, ti è. Come si chiama questo video? I piedi più sporchi del 2022. Iscriviti e attiva la piedinellina. Ora cerchiamo una cosa. Questo è il meme finale, che se non se ne accorge, ragazzi, glielo facciamo scoprire alla fine. Lui ci ha ricrollati. Ora noi cerchiamo il cosino di Spotify, che quando vai a leggere ti porta al replay di Iaz. God is like a melody in my head. Cambia anche un po' la foto profilo e il banner. Allora mancano 3 minuti, quindi me la accollo. Oddio, che schifo. Secondo me ci siamo. Potremmo fare qualcos'altro, secondo voi? TR mancano 19 secondi. TR mancano 19 secondi. A posto, io sono contento. Io devo 10 secondi. Ho 10 secondi. 10 6 5 4. Ok, ce l'ho fatta. L'ho finito. Poldo, ho un problema. Mi dice che pesa più di 2 giga il file. No, fra, che cosa hai fatto? Non lo so, com'è possibile che pesi più di 2 giga? Bro, cosa hai combinato? Come cazzo è possibile? Guarda, io intanto ti ho inviato il mio, se vuoi vederlo. No, no, non dovevo essere trasformato così. Mi hai tolto Gigi Trapper. Cosa c'hai in bocca, Dani? Cosa c'hai in bocca, Dani? Ah, un piede, giustamente. Io avrei un'immagine perfetta per questo canale. Ma non ti sei accorto, tipo, che ne so, il banner al posto di avere i megafoni adesso ha dei sì, piedi? Sì, l'ho visto, li ho visti i dettagliucci. Iscriviti e attiva la piedinella. Speravo in Dani, recensore di musica, Gigi D'Alessio Trap, invece no. E invece no, Dani recensisce i piedi. Ma il link è arrivato? Scaricato? Posso aprirlo? Vai, aprilo. Ti sto guardando sul secondo schermo. Bastardo. Come ha fatto a diventare 2 gigabyte sto file? Perdonami. Non lo so. Credo sia colpa dello sfondo, ma non so perché, per come. Tutto questo poi per pagapegno stronzo. Quando vuoi, attivo il timer. Ci sono. 3, 2, 1, via. Io, signori, non so che cosa fare.
Allora, io non so se Dani vuole che io utilizzi questa foto, ma ho una foto in cui Dani ha il piede di Paolino appiccicato alla faccia. Lo sfondo verde è un link di Spotify, cosa? What? What the fuck? Ok, Diaro, ho provato a vedere che cos'era lo sfondo del progetto che mi hai mandato e mi è crashato Photoshop. No, non è vero, si è ripreso. Come si usano? Come si usa lo scanner di Spotify? Che cos'è? Tutto questo per sta stronzata, ok, sei contento? Non me l'hai nemmeno detto. Allora, io voglio fare qualcosa però di intelligente, non voglio fare una roba scema come questa. Partiamo dalla cosa importante, cioè canale di Poldo, thumbnail grabber, poi tagliamo via Poldo, ovviamente lazzo poligonale. È veramente villano questo qua, come scherzo. Non si fanno, cioè noi lo facciamo perché siamo dei professionisti, voi a casa con gli amici non fatelo, ragazzi. E ora devo cercare quella foto lì. Allora, album, devo sfogliare tutte le foto che ho nel telefono e ne ho 3000, quindi sarà tosta. No, questo è Diego sotto una coperta, questo è il Tearless Val, questo è Dani che mostra un capezzolo indossando la maschera di Shrek. Minchia Tiare, io ho finito, direi che sono diventato un campione di questo gioco. Io invece sto cercando un ultimo dettaglio, perché anche io realisticamente ho finito. Anzi no, io ho cambiato idea, non l'ho finito. Non hai finito? No, non l'ho finito, mi è venuta un'altra idea, lo continuo. Avete capito cosa voglio fare, vero? Eccola, trovata! E questo lo trasformo in miniatura che poi va sul canale di Poldo. Tiare sembra Kratos. Beh, effettivamente un po' è vero. Tearless Raptor, mancano 30 secondi. Oh, cazzo, merz. Allora, un attimo. Allora, devo modificare un paio di robe. Mancano 7, 6, 5. Allora, niente. Se ti manca così poco, allora fa niente. Niente, non l'ho fatto. Questo qua mi ha deluso. Il tocco finale. Ho sempre troppe idee, ma poco tempo per eseguirle. Ti vengono tutte alla fine ad opera inoltrata, vero? Sì. Apro quella che mi hai inviato tu e poi sì, tu apri la sì, mia. Sì, sì. Allora, quindi è una reaction mia, sì, al canale. Oh mio, ma quella foto, scusa, che cos'è? Ma da dove arrivo? Quello lì è un piede di Paolino. Questa foto è incredibile. In realtà l'idea era quella di prendere questa immagine e metterla come trailer del tuo canale, facendo tipo il mio canale preferito del 2023. No, niente. Peccato, sarebbe stato veramente pazzesco. Comunque, sì, pazzesca sta thumbnail per la Poldo TV. La potrei usare onestamente come copertina del video. Come copertina già fatta. Povero Dani. Quando vuoi puoi aprire il tuo, Tia. Posso aprire il tuo? Tanto so già che sarà una stronzata. Cosa, secchio nero sul livello 2? Poldo, non c'è nessun livello che si chiami livello 2. Vabbè, si chiama usa il secchiello nero. Vado. Molto simpatico, grazie Poldo. Ti ho fatto la nuova emoji, ti piace? No, mi hai stocazzato. Poldo, certo che tra un Rickroll, un Yats Replay e uno stocazzo abbiamo raggiunto proprio peak comedy. La commedia è stata raggiunta. Paga la mossa e stocazzo. Ah, è la vero, commedia, anche paga la mossa. La commedia è la stata commedia raggiunta. La commedia TM, proprio lei. La commedia TM. Sì, io sono contentissimo di questi due match, sono stati uno più bello dell'altro. Ragazzi, io spero vi sia piaciuto questo secondo episodio di Photoshop 1v1. Nel primo avevamo Sedia, nel secondo abbiamo Tiar. Tiar, io spero che tu ti sia divertito in un questo sacco. Tutto, cioè, diversissimo dal solito, ma meraviglioso.